Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi risolverò per voi uno dei tanti esercizi che mi sono arrivati in questi giorni per email. Ho scelto questo perché mi sembra particolarmente interessante, dato che riguarda due argomenti molto diversi, ma anche molto importanti: elettrochimica e solubilità. La traccia è quella che vedete in questo momento sul vostro schermo. Dobbiamo calcolare la forza elettromotrice a 25 gradi della cella riportata in sovrimpressione. Quindi, da una parte abbiamo una semicella costituita da un elettrodo d'argento immerso in una soluzione 1 molare di nitrato d'argento. Nell'altra semicella abbiamo dicromato 0,4 molare, cromato 0,1 molare, pH2, elettrodo di platino. Vogliamo calcolare la forza elettromotrice prima e dopo l'aggiunta di una soluzione 1 molare di NaCl, sapendo che il prodotto di solubilità di AgCl, che è un sale insolubile, è 1 per 10 meno 10. Il potenziale della coppia argento più argento metallico è 0,79 volt e il potenziale della coppia di cromato-cromato vale 1,33 volt. La prima cosa da fare è capire quali sono le reazioni che ci interessano. Quindi iscriverci le due semireazioni di riduzione agli elettrodi. Da una parte avremo l'argento più che si riduce ad argento metallico, acquistando un elettrone. Il potenziale di questa semireazione è 0,79 volt. La seconda reazione è la riduzione del dicromato, che acquista 6 elettroni, 3 per ogni cromo, in ambiente acido per 14 H+, diventando 2Cr3 più 7H2O. Il potenziale di questa semireazione è 1,33 volt. Notate che ovviamente al momento ho scritto tutte e due le reazioni come riduzioni. A questo punto troviamo i due potenziali, dato che non siamo in condizioni standard. Infatti i 2 con 0 riportati sono quelli che avremmo a 25 gradi, ma se tutte le concentrazioni di tutte le specie fossero 1 molare. Il che non è vero. Nel caso dell'argento più possiamo applicare l'equazione di Nernst. Quindi E con 1 è uguale a E con 0 più 0,059 diviso il numero di elettroni scambiati, cioè diviso 1, per il logaritmo della concentrazione di argento più. Dato che in questo caso la concentrazione di argento più è 1, ovviamente il potenziale dell'elettrodo è uguale al potenziale standard, quindi 0,79 volt. Invece, nel caso del dicromato, la formula è un pochino più complessa. 2 è uguale a E con 0,2, di nuovo più 0,059 diviso N, in cui N in questo caso vale 6, perché vengono scambiati 6 elettroni, per il logaritmo della concentrazione di Cr2O7 2-, per la concentrazione di H+, elevata a 14, dato che 14 è il coefficiente stoichiometrico di H+, diviso la concentrazione di cromo 3 più elevato al quadrato, dato che 2 è il coefficiente stoichiometrico del cromo 3 più. A questo punto, sostituendo i dati che abbiamo nel nostro caso, quindi una soluzione 0,4 molare di Cr2O7, una soluzione 0,1 di Cr3 più, mentre la concentrazione di H più è 0,01. La concentrazione di H più l'ho ricavata dal pH. Dato che il pH è 2, la concentrazione di H più sarà 10 elevato a meno 2, quindi 0,01. Ricaviamo quindi che il potenziale vale 1,07 volt. A questo punto, una volta che ho trovato i due potenziali dei due elettrodi, posso stabilire chi è il catodo e chi è l'anodo. Dato che il catodo corrisponde all'elettrodo a potenziale più alto, posso dire che E con 2 è il catodo, mentre E con 1 è l'anodo. A questo punto, quindi, la forza elettromotrice sarà semplicemente E catodo meno E anodo. Quindi 1,07 meno 0,79 fa 0,28 volt. Questa prima parte è abbastanza semplice. Abbiamo trovato il potenziale della pila in condizioni normali. La parte più complicata è la seconda. Ora aggiungiamo una mole litro di NaCl. Quindi, cosa succede? Succede che NaCl reagirà con AgNO3 per formare AgCl, un sale insolubile.
Andiamo quindi a scriverci direttamente la reazione tra AgNO3 e NaCl. Quindi la reazione è quella che trovate scritta. All'inizio abbiamo una mole di AgNO3 e una mole di NaCl, mentre GCl ed NaNO3 sono ovviamente 0. Alla fine, cosa succede? NaCl ed AgNO3 reagiscono completamente e si forma una mole di GCl che precipita e una mole di NaNO3. Di NaNO3 ovviamente non ci interessa nulla, dato che né il nitrato né il sodio rientrano nelle due semireazioni di riduzione. Ci interessa però l'argento, perché l'argento ci serve la sua concentrazione per calcolare il potenziale dell'elettrodo. Dobbiamo quindi capire di questa GCl che è precipitato quanto poi se ne ridiscioglie, cioè qual è la concentrazione di equilibrio dell'argento più per la solubilità, cioè la solubilità dello ione argento più in AgCl. Quindi, come facciamo a trovarci la solubilità? Iniziamo partendo da AgCl solido che è in equilibrio con Ag più acquoso e Cl meno acquoso. All'inizio possiamo considerare che AgCl è completamente precipitato, quindi la concentrazione di ione argento vale 0 e la concentrazione di ione cloruro vale sempre 0. Alla fine cosa succede? AgCl si scioglie un pochino e quindi la concentrazione di argento più aumenterà di una quantità x e la concentrazione di Cl meno aumenterà sempre di una quantità x. Però noi conosciamo la KPS e sappiamo che il prodotto di solubilità è uguale al prodotto tra la concentrazione di argento più e la concentrazione di Cl meno acquosi. Dato che Ag più e Cl meno sono x, otteniamo che KPS è uguale a x al quadrato, da cui ricaviamo che x, cioè la concentrazione di argento più, è semplicemente la radice di KPS, cioè x, cioè la concentrazione di argento più in soluzione è 1 per 10 alla meno 5. A questo punto, una volta che ho trovato la concentrazione di argento più presente nella mia soluzione acquosa, soluzione presente nell'elettrodo di sinistra, posso ricavarmi il nuovo potenziale dell'elettrodo d'argento, che a questo punto sarà di nuovo Le con 0 più 0,059 diviso 1 per il logaritmo, invece di 1 come all'inizio, questa volta di 1 per 10 alla meno 5. Svolgendo i calcoli trovo che il potenziale vale 0,495 volt, da cui ricavo poi che la forza elettromotrice vale 0,575 volt. Ovviamente il potenziale dell'elettrodo di cromato 3+ non viene influenzato per nulla, per cui l'unico che cambia è il potenziale dell'elettrodo ad argento. Ricapitoliamo quindi un secondo. All'inizio avevo una soluzione di AgNO3 che era 1 molare. Quindi l'elettrodo era l'elettrodo standard e aveva il suo potenziale con 1,079 volt. Una volta aggiunto NaCl, precipita GCl, quindi la concentrazione di argento più in soluzione diminuisce, perché l'argento va a precipitare come sale insolubile. Dato che aggiungo una mole litro di NaCl e che AgNO3 era sempre era proprio 1 molare, allora precipita tutto quanto. Quindi tutto l'AgNO3 presente inizialmente in soluzione precipita. A questo punto però il sale, per quanto sia, non è completamente insolubile. Una parte anche minima di argento si andrà a ridisciogliere. Qual è questa parte? Se all'inizio l'argento era 0 e Cl meno era 0, alla fine saranno xx. Quindi Kps è uguale a x quadro e quindi x è uguale alla radice di Kps, cioè 1 per 10 alla meno 5, che è la concentrazione di argento più in una soluzione satura di AgCl. A questo punto, con la nuova concentrazione di argento, mi sono ricavato il potenziale non standard dell'elettrodo d'argento e l'ho utilizzato per ricavarmi di nuovo la mia forza elettromotrice. Quindi questo problema è concluso, spero che vi sia tutto chiaro. L'argomento ovviamente è molto complesso e poi lo tratteremo in dettaglio nelle lezioni teoriche. Nel frattempo vi invito di nuovo per qualsiasi problema a scrivermi. Io cercherò ovviamente di rispondere a tutti e di risolvere i problemi più interessanti direttamente nei video. Questo
Quindi alla prossima, vi saluto e ciao ciao!